previsto sotto, ah, previsto, così. Citato da loro. Vabbè. E allora, dovrei parlare io prima, allora? No, sì, sì, sì. Va bene. Il mio poesia, atto ed arte naturale delle cose. Benissimo. È un compito abbastanza difficile, ma appunto la poesia, come è già stato indicato da Fra Roberto, da Gianfranco Mianello, è un problema. Un problema molto importante che tocca tutti gli uomini, non soltanto i poeti, penso, perché ogni uomo ha la sua poesia, c'è il suo pensiero, perciò la chiamerei biopoesia. Ora, per dire biopoesia però, dovrei avere anche dei raffronti esterni, perché dire una parola che può sembrare nuova, ma non è nuova perché è vita della poesia, insomma, è nuovo stesso che produce una sua poesia. Siamo tutti, in un certo senso, poeti. Siamo condizionati, questo sì, tante cose, ma è molto importante, perciò ho usato la parola biopoesia. Ad ogni modo, saluto e ringrazio i presenti e i partecipanti a questa 23ª giornata di riflessione sulla poesia. Un particolare ringraziamento al Centro Francescano di Cultura, al parroco Fra Roberto Benvenuto e al signor Presidente del Centro Gianfranco Pianello. Perché i poeti nel tempo della povertà? Si chiede Martin Heidegger citando Hölderlin in uno dei suoi saggi. La risposta è secca e perentoria. Essere poeta nel tempo della povertà significa, cantando, ispirarsi alla traccia degli dei fuggiti. Ecco perché nella notte del mondo il poeta canta il sacro. Sarebbe un rapporto tra fede e vita e il suo mistero biologico. Ad ogni modo, i corsi e i ricorsi della storia umana ci riportano ogni volta alla origine e alla eterna continuità della vita in ogni suo momento. Entriamo ora nel tema di questa sera. Vogliamo presentare e poniamoci la domanda che vogliamo presentare e poniamoci la domanda: cos'è la poesia? In alcuni incontri di qualche decennio fa con persone con stessi interessi esprimevo la domanda: cos'è la poesia? La poesia è il linguaggio umano. Ma cos'è questo linguaggio? Si rispondeva. Già, ma per dare una risposta più concreta sull'essenza del linguaggio, pensieri ed asserzioni di alcuni autori che hanno trattato questo argomento, riporto per esempio un libro, questo sì, ecco, un libro di Martin Heidegger dal titolo Logica e linguaggio. Occorrono dei supporti, c'è come uno si inventa la parola biopoesia. Una certa esperienza ce l'ho anch'io, ma cos'è la poesia? C'è forse qualche risposta a questa domanda. Heidegger spiega dapprima il significato della parola logica, che si riferisce al logos, che genericamente significa parlare, dire, definendo l'essenza della logica essere la scienza dei costrutti fondamentali del pensiero, cioè scienza dove si insegnano le formule e le regole generali del pensiero come grammatica e sintassi. A questo proposito, e per inciso, ricordo solo indicativamente il titolo di un libro di un famoso linguista come Roman Jakobson, Grammatica nella poesia e poesia nella grammatica.
Jacobson fece parte dei vari circoli linguistici a cui partecipavano famosi. Il linguaggio è formato dall'origine, dallo spirito, dallo stupore, dall'emotività di esprimere un proprio pensiero. E Heidegger risponderà alla domanda di cos'è il linguaggio dopo aver girato a lungo su vari argomenti come essenza del linguaggio, guida e fondamento della logica, sull'essenza dell'uomo, soprattutto sull'essenza della storia, per raggiungere un'origine umana del pensiero attraverso il tempo, almeno intuitiva. Poesia come linguaggio originario, a questo punto, secondo il mio concepire e la mia esperienza, dico che Heidegger, pur usando la parola biologico in vari momenti della sua dissertazione, dimostra e mi conferma perché la poesia è un linguaggio, come linguaggio originario, o meglio, per seguire il contesto logico di questa esposizione, il linguaggio originario è il linguaggio della poesia. La chiamerei io poesia.